Vediamo come funzionano le carrucole, che sono delle leve e possono essere di due tipi, la carrucola fissa e la carrucola mobile. La carrucola fissa la conosciamo tutti, è la classica carrucola che per esempio viene utilizzata per sollevare un secchio d'acqua da un pozzo. Qui il secchio d'acqua è sostituito con questi quattro pesetti e la forza motrice che esercitiamo noi è misurata attraverso questo dinamometro. Analizziamo la situazione di equilibrio. Quando tutto il sistema rimane fermo, la carrucola è il corpo rigido che è vincolato nel centro, quindi il fulcro si trova nel centro della carrucola. Questa è la forza resistente, cioè la forza peso dei pesetti, mentre la forza del dinamometro è la forza motrice. La carrucola fissa è una leva che somiglia un po' a un'asta orizzontale. Il fulcro si trova compreso tra la forza resistente e la forza motrice, quindi è una leva di primo genere. Si chiama carrucola fissa perché può solo ruotare, ma non può traslare il suo centro, non può muoversi né in alto né in basso, perché la carrucola fissa è bloccata al soffitto o a un sostegno, a differenza della carrucola mobile che vedremo può muoversi su e giù. Le forze applicate a questo corpo rigido, cioè a questo disco, la carrucola, sono quattro. C'è la forza resistente applicata lungo questa retta d'azione e quindi il suo braccio, BB, è il raggio della carrucola. Infatti ricordiamo che il braccio di una forza è la distanza tra il fulcro e la retta della forza. Poi abbiamo la forza motrice applicata in A, anche lei ha un braccio uguale al raggio. Poi c'è la forza peso della carrucola, FG, e infine la forza vincolare, che come al solito serve a riequilibrare tutte le altre forze. Qui ho immaginato un esempio numerico che poi vedremo realizzato nell'esperimento, in cui la carrucola pesa 0,1 N, i pesetti che erano agganciati a sinistra pesano 1 N complessivamente, e anche la forza motrice vale 1 N. Questo perché la carrucola fissa, leva di primo genere, è anche una leva indifferente, in quanto la forza motrice e la forza resistente hanno bracci della stessa lunghezza, pari al raggio. Perciò la forza motrice e la forza resistente hanno la stessa intensità, in questo caso 1 N. In questo modo le due forze fanno due momenti torcenti di uguale intensità, cioè uguale modulo. Infatti, braccio per forza è uguale a braccio per forza. Naturalmente il momento torcente della forza motrice è un vettore che entra nel foglio e andrebbe disegnato con la X, mi sono dimenticato di disegnarlo, mentre invece il momento torcente della forza resistente è un vettore che esce dal foglio, dovrei disegnarlo con un puntino, perché la forza resistente in questo disegno vuol far ruotare la carrucola in senso antiorario, mentre invece la forza motrice vuol farla ruotare in senso orario. Dunque i due momenti torcenti della forza resistente e della forza motrice sono uguali opposti e si annullano. Gli altri due momenti torcenti non esistono, cioè sono nulli, perché sia la forza di gravità, la forza peso della carrucola, che la forza vincolare sono applicate entrambe nel fulcro, quindi senza braccio, e quindi non fanno momenti torcenti. Infine la forza vincolare è rivolta in alto e serve ad equilibrare tutte le altre forze, quindi la sua intensità deve essere 2,1 newton, infatti 1 newton più 1 newton più 0,1. Ora vediamo l'esperimento realizzato proprio con questi valori numerici. I quattro pesetti pesano proprio 1 newton. Lo possiamo vedere infatti da questa misura diretta fatta proprio con il dinamometro, che appunto segna esattamente 1 newton. Anche la forza motrice segna 1 N, questo valore qua. Ingrandiamo, forse appena maggiore di 1 N. Dunque abbiamo la conferma che la carrucola fissa è una leva indifferente, perché per equilibrare 1 N di peso, di forza resistente, dobbiamo esercitare 1 N di forza motrice. In questa foto però non possiamo misurare la forza vincolare. Per misurarla inseriamo un dinamometro quassù, come in questa foto qua. E siccome la carrucola pesa circa 0,1 newton e i pesetti poco più di 1 newton e anche la forza motrice è poco più di 1 newton, ci aspettiamo che la forza vincolare
sia di 2,1 N o poco più, così come spiegato prima. Infatti più o meno segna 2,2 N. Qua infine abbiamo sostituito i pesetti con un secondo dinamometro per far vedere che la forza resistente e la forza vincolare sono uguali. Infatti in questo caso sto tirando entrambi i dinamometri che segnano lo stesso valore intorno ai 2 N, come si vede anche da questo ingrandimento. Dunque, riassumendo, la carrucola fissa è fissata ad un sostegno, può solo ruotare, non può traslare in alto e in basso. Il fulcro è al centro della carrucola ed è compreso fra la forza resistente e la forza motrice. Dunque è una leva di primo genere, è indifferente perché il braccio della forza resistente è uguale al braccio della forza motrice e per questo motivo le forze motrice e resistente sono uguali. Infine la forza vincolare è la somma delle altre tre forze, la forza motrice, la forza resistente e la forza peso della carrucola.